La storia della Pippa Armellini nasce nel 1960 da mio papà e lui arrosticava per la ditta Rossi come secondo lavoro. Si è appassionato a questo lavoro qui e ha deciso poi di mettersi in proprio e pian pianino che cosa è nato Mauro Armellini. Tu considera che quando c'era mio papà e i numeri, vabbè, a parte era tutto un altro mondo, che cosa, però si parlava di 1500 pipe al mese. Al mese. Vabbè, aveva 12 operai lui, è stato proprio il boom della pipa. Poi dopo ha avuto quattro figlie che lavoravano tutte con loro. Poi dopo mio papà nel 2003 si è ammalato e sono rimasta solo io. Ho deciso di continuare perché mi sembrava una cosa brutta abbandonare quello che mio papà aveva iniziato. Il primo anno, ti dico, è stato tremendo perché proprio non pensavo di non farcela. Perché un conto è lavorare, sai, spalleggiato dal papà, che cosa, un conto è trovarti proprio da sola. Però mi sono detta, oh, provo, mal che vada, chiudo e buonanotte. E invece no, è andata alla, penso alla grande, perché io sono molto contenta, molto. Il fatto di essere donna all'inizio, quando mi sono trovata da sola, sinceramente è stato dura, perché poi, tra l'altro, oltre il lavoro in sé, che diciamo è abbastanza faticoso, perché è un lavoro che altro maschile su tante lavorazioni, che cosa, e poi sai le classiche battute da uomo che lasciano il tempo che trovano, che però all'inizio sei, cioè, un po' spiazzato. Adesso proprio rispondo tranquillamente, non mi interessa proprio, però è stata dura. L'insegnamento più importante per andare avanti che mi ha lasciato mio papà è quello che se devi fare questo lavoro lo devi fare per passione, perché se guardi le ore, i soldi, che cambia lavoro. Io mi ritrovo magari al sabato, alla domenica a essere qua in laboratorio perché ti viene in mente un'idea, che cosa, cioè scopri proprio che è la passione di creare, non di guardare, cioè. Quando finisco, oppure sabato devo andare, ed è molto bello. E poi è creativo, questo lavoro è creativo davanti. La pipa più bella di mio padre, ed è stato pure famoso, e penso sia tuttora, è la Calabash, perché è stato uno dei pochissimi, penso, che cosa, avere la capacità di bucarla proprio in curva, perché è proprio e quello era, cioè, è sempre stato il suo segreto, tanto è vero che, cioè, lui quando è morto, che cosa, se l'è portato con lui. Il mio papà me lo sente ogni mattina proprio, cioè già le mura stesse, è come se ti abbracciassero, no? Poi ogni tanto, cioè, ti giuro, io mi giro di scatto, che qua, perché mi sembra di avere, perché aveva sta cosa di mettersi sempre dietro a controllare, no? Infatti ogni tanto mi viene di scatto ancora, tuttora adesso, di girarmi di scatto, però è proprio, è qui. Come papà era d'obbligo, finita la scuola, un paio d'ore scendere giù in laboratorio, non lavorare, guardare. La prima mia pipa l'ho fatta, sì, 13-14 anni, che mi ha dato in mano un pezzo di radica abbastanza grosso, che cosa, è uscito, ora della fine aveva in mano un moncherino così, però l'avevo fatta giusta, che cosa, e non l'ha mai venduta mio papà, mai, ma sai quante persone tra amici, che cosa, gliela chiedevano, e non l'ha mai venduta, mai, ce l'ha lui. È stata messa assieme a lui. Mi capita, diverse volte proprio di notte di sognare, sì, di sognare, che ne so, qualcosa di strano, che cosa, la mattina alle 5 io sono già qua a metterla in atto, che cosa. No, non lascio mai, quando mi nasce un'idea deve essere già subito lì, se no la cantoni, non, almeno io. Non, sono molto. Diciamo che ho cambiato,
abbastanza lo stile sul fatto a mano, e, cioè facendo cose più particolari, un po' stravaganti. Cioè, da ogni pezzo hai un momento di quella giornata o che cosa che stai vivendo. Perciò non ho una pipa preferita, sono tutte preferite, tutte. Diciamo che la Botero, che è quella piccolina tozza, cioè tuttora adesso sono sempre in produzione perché proprio c'è una richiesta, cioè, molto elevata, e quella lì è stata proprio una cosa così, buttata fuori così, perché anche una pipetta corta, però cicciona, invece la piacciono un sacco. Sempre più strana, la pipa futura della Ermellini sarà sempre più strana. Sì, molto.